Ciao Igor Fiorini, benvenuto da V Magazine, Ciao a nostro tutti. E amico ormai Roma. da tempo. E spieghiamo chi sei: sei VDM Sound Group, ma anche Hi-Fi Roma Store, dove abbiamo fatto già alcuni eventi, più che altro legati ad audiogamma, sia in stereofonia che in multicanale. 20 volte importante, però tu non sei solo un rivenditore, sei anche un distributore perché sei esclusivista di alcuni marchi molto interessanti. Steinheim, ricordiamo. E poi ricordiamo che sei anche il riferimento per Merging, NADAC, per esempio. Sei anche, e poi insomma, ti abbiamo visto. Abbiamo conosciuto il tuo prodotto per la correzione dell'acustica ambientale da te, ma l'abbiamo visto quest'anno addirittura a Monaco, all'interno di una sala strepitosa, appunto con Steinheim, Darzel e tantissima altra roba. Però tu sei anche un produttore audio, cioè sei un ingegnere del suono e sei un diciamo esperto nelle produzioni audio, ovviamente il repertorio colto, ma non solo, ed E anche è jazz acustico, ho fatto anche molte cose jazz, la collaborazione con Umbria Jazz. ok. E poi ho scoperto recentemente anche video, cioè hai competenze anche nella produzione video come regista. Però no, parliamo di un tuo progetto estremamente interessante che riunisce le tue varie competenze all'interno della musica, e che è veramente molto importante e che partirà quest'estate. Solo Sound Academy è la prima edizione della Solo Sound Academy, si svolgerà all'ARI, che è vicino Casciana Terme in Toscana. L'intero paese sarà dedicato alla musica, al suono e a questo festival che unisce il Festival del Suono, la prima edizione del Festival del Suono e la prima edizione della Solo Sound Academy. Il Festival del Suono vuol dire che ci saranno concerti, conferenze, visite allo studio di registrazione di Mirko Mencacci, che è la persona con cui abbiamo ideato il tutto. Ne abbiamo parlato qualche mese fa e improvvisamente ci è venuta in mente l'idea di integrare il Festival Collinaria, che c'è da una ventina d'anni all'ARI, con il Festival del Suono e con lo Sound Academy. Lo Sound Academy è una vera e propria accademia, un corso intensivo di 4 giorni, dove si alterneranno personaggi legati al mondo dell'ingegneria del suono e della registrazione, Giacomo De Caterini, Jean-Claude Gabérel, Marco Maria Dottavi, e si parlerà del suono e delle ispirazioni riguardo al suono, l'approfondimento, l'allenamento vero e proprio che deve fare l'orecchio per percepire sempre di più in un appuntamento concentrato. In più il pomeriggio sera, per rendere anche divertente il momento, uniremo Slow Sound e Slow Food, per cui ogni sera ci saranno l'aperitivo Slow Sound, che sarà una degustazione enovinilgastronomica, e per cui ci sarà un'ora di degustazione di vinili curata da Einamality Sound, che abbiamo invitato, con cui abbiamo fatto sia a Monaco e anche la Fiera a Parigi, e porterà una collezione di rarissimi vinili che cercano, che sono veramente incredibili nel trovare delle edizioni particolari. È un bellissimo percorso vinilico che poi accosteremo anche con degustazione di vino e di cibo. Beh, Tutte straordinario. le sere ci sarà un concerto, ci sarà un concerto dell'Orchestra della Toscana, ci sarà un concerto di Giovanni Sollima, ci sarà un concerto per i 100 anni del Theremin, poi ci sarà una visita allo studio di registrazione e questo piccolo villaggio meraviglioso di Lari, che è minuscolo e concentrato, antico, dove in 5 minuti fai il giro del primo anello del villaggio, in 3 minuti fai il secondo anello e poi c'è il castello, e sarà tutto dedicato alla musica ed è straordinariamente tutto cablato in fibra, per cui è come se fosse un grande studio di registrazione open air, dove tu in qualsiasi punto ti colleghi e
ad esempio con macchine tipo Merging e Ravenna, e registri. No, vabbè, spettacolare. Spettacolare. Il prossimo anno sarà ancora più interessante. Vabbè, ma già così mi sembra straordinario, quindi sono. Diventerà un vero e proprio villaggio dell'audio. Senti, mi piace, voglio partecipare. Come, che devo fare? C'è un numero chiuso? Allora, C'è, qual è la quota di partecipazione? per Voglio partecipare ci esserci, che sono devo fare? varie modalità. Uno, partecipare al festival, semplicemente, e quindi le persone, beh, basta prenotare un hotel, venire al festival e poi ci saranno alcuni concerti a pagamento, alcuni sono gratuiti. E alcune conferenze sono aperte a tutti. E altrimenti c'è la formula workshop, per cui si partecipa ai workshop che saranno mercoledì sera, giovedì tutto il giorno, venerdì tutto il giorno, parliamo dal 14 al 17 luglio, e domenica il pomeriggio, e la quota di partecipazione è 500 euro Only. per chi partecipa a tutti i Cosa workshop, comprende? Cosa comprende la quota? comprendo la partecipazione a tutti i workshop, ma anche compresi i biglietti di tutti i concerti. E Ok, ottimo. per gli studenti, però, visto che gli studenti sono molto importanti, 150 euro per la partecipazione a tutti i workshop e tutto il festival. I workshop di approfondimento saranno 8 con ospiti importanti, come dicevo, considera che Jean-Claude Gabriel è l'ingegnere del suono che ha inventato il suono del Montreux Jazz Festival. Così. E ha fondato i Madrigal Studio, un musicologo che parlerà dell'interazione tra suono e la vera interazione tra suono e musica e come l'analisi storica di un brano musicale comporta un diverso modo di approcciarsi alla registrazione, un diverso suono da registrazione a registrazione. Tanto per fare un esempio. Giacomo De Caterini è il fonico, l'ingegnere del suono principale dell'Accademia di Santa Cecilia, con cui collaboro spesso, e parlerà dell'ascolto in registrazione, quindi cosa significa avere più microfoni, cosa significa percepire più microfoni contemporaneamente. E qual è il risultato di più microfoni che si sommano e o il risultato di solo due microfoni che si sommano? Perché questo permette all'orecchio di crescere moltissimo. Io mi occuperò invece di una parte più, direi, introduttiva, ma per me molto importante, che è proprio una vera e propria pratica del suono. Come le pratiche che si fa in altre sensibilità, come si fa quando deve fare un corso da sommelier, come si fa con lo yoga, ci sono delle pratiche introduttive e quindi avremo tutta una serie di suoni che negli anni ho registrato e con cui ho creato sia un glossario, sia una mediateca di suoni singoli, scomposti, dove ascoltando questi suoni, via via, nei vari giorni, faremo in modo che l'orecchio di ognuno, alla fine di questo breve percorso, percepirà più cose e sarà in grado di analizzare prese singolarmente cose come l'inviluppo, il riverbero specifico, le armoniche, la differenza tra suono fondamentale e armoniche e quanto l'impianto che stai ascoltando e la registrazione che stai ascoltando ti permette di percepire tutti gli aspetti e le armoniche e quanto le singole armoniche possono avere un loro proprio inviluppo, un loro proprio decay, cosa che ascoltando un brano nella sua totalità è Sì, diventa impossibile impossibile. poter crescere, Però così sottolineiamo come questo aspetto succede. perché a raccontarla in maniera superficiale sembrerebbero questi workshop super verticali dedicati magari a persone del settore super specializzate, ma non è solo questo. No, no, al contrario, è divulgativo. Ok. L'aspetto che vogliamo, per questo l'abbiamo chiamato slow sound, proprio per creare un movimento, l'idea è assolutamente divulgativa, aperta ad appassionati di audio, appassionati di alta fedeltà, musicisti, ingegneri del suono, è aperto a tutti perché? Perché
Come dicevo prima, anche se si va a fare dei corsi, in realtà i corsi sono sempre incentrati su altri aspetti. E invece noi ci centriamo solo sul suono e non ci sono corsi sul suono, quindi non parleremo del mixer, come si usa il mixer, ma cosa ascolti in quel momento lì e come puoi far crescere il muscolo, perché l'orecchio comunque è un muscolo ed è uno dei sensi. Indipendentemente in modo da percepire di più. Certo. È un po' come quei giochi ottici, no? Che ogni tanto passano sui social. Tu vedi una foto, vedi tanti puntini e ti sembrano solo puntini. Ecco, questo è ascoltare un brano in generale. Invece poi lo continui ad osservare, lo continui ad osservare e cominci a vedere che c'è un'immagine dentro. E quell'immagine poi la vedrai per sempre una volta che l'hai colta la prima volta. Ecco, il suono è un po' così. Facciamo conto che però invece di esserci un'immagine ce ne sono 10. E ogni passaggio, ogni step che si fa in più, vedi un'immagine in più, che all'inizio Certo. non riuscivi ad evincere, Quindi una sorta perché si ha di bisogno di allenamento. certo, quindi una sorta di palestra, quindi che sarà apprezzatissima anche dal Esatto. semplice appassionato ascoltatore, che però avrà anche la possibilità di capire cosa c'è dietro le registrazioni che ascolta, ad esempio. Esatto. Molto bello, È quindi. un grande incrocio. No, guarda, quando ho letto il progetto sono rimasto veramente entusiasta. E quindi ho proprio voglia di parlarne e di renderlo visibile a più persone possibili. Nel link che vedete in basso c'è il link all'articolo in cui potete anche accedere al programma completo con esaustivo e anche tutte le istruzioni per l'iscrizione, ovviamente. Igor, io ti ringrazio, non vedo l'ora Grazie di vedere questo progetto nella sua interezza, e so che stai preparando tante altre cose che potrebbero anche vederci di nuovo insieme, soprattutto a te. Assolutamente sarà nell'ultima così. parte dell'anno. E quindi ti ringrazio ancora, a presto, in bocca al lupo per il tuo Grazie, grazie progetto. a te. Ciao da Roma. Ciao.